Nel Vangelo di Giovanni, nel prologo, il primo capitolo, al versetto 6 si legge: Venne un uomo mandato da Dio. Essendo il progetto di Dio rivolto all'uomo e all'umanità, sceglie il Signore per manifestarlo un uomo, non un esponente della casta sacerdotale o dell'elite spirituale, notoriamente refrattarie agli inviti dello Spirito, alle novità. Questo uomo, scrive l'Evangelista, aveva come nome Giovanni. Giovanni in ebraico significa il Signore misericordia. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. La missione di Giovanni non è limitata a un popolo, a una nazione, a una religione, ma è una chiamata universale, è risvegliare negli uomini il desiderio di vita e renderli coscienti dell'esistenza della luce. Ma scrive l'Evangelista, non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Quindi la luce sta per arrivare, quella vera. Ebbene, appena c'è un bagliore di luce, anzi un annuncio di luce, ecco che scattano subito le tenebre. Le tenebre in questo Vangelo sono le autorità religiose nemiche ad ogni novità dello Spirito. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei, con giudei in questo Vangelo non si intende il popolo ebraico, ma i capi, le autorità religiose, gli inviarono da Gerusalemme, la sede dell'istituzione religiosa, sacerdoti, i sacerdoti erano gli addetti al culto, e leviti. I leviti svolgevano anche la funzione di polizia all'interno del tempio, a interrogarlo. È lo stesso verbo che l'Evangelista adopererà per l'interrogatorio di Gesù da parte del sommo sacerdote, quindi ha connotazioni negative. Quindi è scattata l'allarme delle tenebre. Al primo bagliore di luce mandano sacerdoti per interrogarlo e leviti, poliziotti, per arrestarlo. E brutalmente gli chiedono: Tu chi sei? E gli confessò e non negò, confessò: Io non sono il Cristo, cioè il Messia, che è quello che temono. Si credeva che il Messia, alla sua venuta, avrebbe deposto l'intera gerarchia religiosa, che era indegna, avrebbe fatto piazza pulita del sacerdozio corrotto e compromesso con il potere. Quindi è questo che temono. Allora gli chiesero: Chi sei dunque? Sei tu Elia? Si credeva, grazie a una profezia di Malachia, che Elia avrebbe preceduto la venuta del Messia. E Giovanni risponde: Non lo sono. Sei tu il profeta promesso da Dio a Mosè? No, le risposte di Giovanni sono via via sempre più secche. Ebbene, questi inquisitori rimangono spiazzati e gli devono chiedere quindi chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato, cioè i capi, le massime autorità religiose. Che cosa dici di te stesso? Per loro non può essere innocente uno che inizia un'attività senza avere il mandato delle autorità componenti. Quindi chiedono che Giovanni stesso si accusi. Rispose: Io, qui la traduzione è io sono, no. Io sono, l'Evangelista l'adopera unicamente, esclusivamente per Gesù. E una volta per il cieco nato, ma perché è creato a immagine e somiglianza di Gesù. Io sono il nome divino. Qui Giovanni risponde: Io, voce di uno che grida nel deserto, meglio dal deserto. È la profezia di Isaia, il capitolo 40, versetto 3, dove si annuncia la liberazione dalla schiavitù di Babilonia. E solo che l'Evangelista, nell'attribuire queste parole a Giovanni Battista, omette il versetto: Preparate la strada al Signore. Le autorità non devono prepararmi a nulla, ma gli conserva: Rendete dritta, letteralmente raddrizzate la via del Signore. Siete voi che l'avete complicata, l'avete storta e siete voi che le dovete raddrizzare. Quindi Giovanni Battista non concede nulla all'autorità, non devono preparare. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei, meglio tradurre, c'erano anche inviati dai farisei, quindi non sono soltanto sacerdoti e leviti, ma anche i farisei, l'elite spirituale dell'epoca. Essi lo interrogarono e gli dissero: Perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia né il profeta? Sono inquieti. C'è il fatto che Giovanni sta battezzando, c'è che lo riconosce come inviato da Dio senza che abbia nessun mandato, nessuna autorizzazione. È interessante l'uso del verbo inviare. All'inizio venne un uomo letteralmente inviato da Dio. Mentre Dio invia un uomo per annunziare la luce e la vita, le autorità inviano da Gerusalemme l'Inquisizione. Le tenebre tentano di soffocare la luce e in queste tenebre ci sono anche i farisei, che appaiono qui per la prima volta per interrogare
Giovanni, e l'ultima volta al momento dell'arresto di Gesù. Sono queste persone molto spirituali, queste elite spirituali, completamente rifrattarie all'azione dello Spirito. Ed ecco la risposta di Giovanni. Rispose loro: io battezzo nell'acqua, il battesimo nell'acqua era un segno di morte al proprio passato, di seppellire il passato per iniziare una vita nuova, ma poi ecco l'accusa che l'Evangelista porterà avanti in tutto il Vangelo. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete e mai conosceranno. Le tenebre non possono percepire la luce e quindi i capi religiosi mai conosceranno il Figlio di Dio, il Messia. E qui tanto più i farisei che sono i cultori della legge. I cultori della legge non possono riconoscere l'azione dello Spirito. Che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare il laccio del santo. L'abbiamo commentato la domenica scorsa, che si rifà la legge del levirato e indica il diritto di mettere incinta la donna vedova. Anche qui Giovanni Battista nega di essere lui lo sposo che doveva fecondare la vedova di Israele, ma lui è soltanto colui che è venuto a prepararlo. E infine termina questo brano: questa venne in Betania al di là del Giordano. Il Giordano è il passaggio, viene usato nell'Antico Testamento, il passaggio del fiume da parte di Giosuè per entrare nella terra promessa. Con questa citazione l'Evangelista vuol far capire che la terra promessa ormai si trova al di fuori di Israele. La terra promessa è diventata terra di schiavitù, l'immagine, l'istituzione religiosa, e da questa bisogna uscire, e Gesù inizia il suo esodo liberatorio.